Oggi siamo a Noto per parlare della riapertura del centro di raccolta rifiuti della città. In questo luogo già prima sorgeva l'isola ecologica, che però non aveva un'organizzazione così ben strutturata come oggi si può notare. Ed è stato chiuso quindi a settembre per essere riaperto nel mese di febbraio. Parliamo con il responsabile, il signor Di Blasi, che appunto ci parlerà dei punti di forza e della nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il centro raccolta di rifiuti presidiato di Noto è praticamente il primo centro nella nostra provincia che si occuperà della differenziazione, della raccolta dei rifiuti. I cittadini potranno venire a depositare i propri rifiuti tutti i giorni, nelle ore pomeridiane, dalle ore 14:30 alle 18:30 e nelle giornate festive, nelle domeniche, anche la mattina. Per cui si riesce a coprire l'intero arco della giornata nelle giornate festive e domenicali e il pomeriggio nelle giornate feriali. I punti di forza sono il rispetto ambientale, perché le attrezzature posizionate in questo centro sono all'avanguardia, la compattazione avviene solo con casse a compattazione elettriche, quindi no inquinamento atmosferico, no inquinamento da rumore, ma solo e semplicemente nessun impatto ambientale, pari a zero. Quindi vengono raccolti, adesso vi mostrerò, e ho il piacere di mostrarvi queste casse, vi mostrerò queste casse che praticamente raccoglieranno imballaggi in plastica, carta e cartone indifferenziato. Inoltre, innovativo, avremo la raccolta dei rifiuti inerti, dove i cittadini, i privati, potranno venire a conferire quando fanno dei piccoli lavori di manutenzione nelle proprie case. Gli sfalci e le potature, faremo la raccolta. I RAEE, che sono gli elettrodomestici. E inoltre raccoglieremo per la prima volta anche i pneumatici che i cittadini si disfarranno perché sono già usati. Tutta questa tipologia, che supera di gran lunga le previsioni del contratto con Noto, che prevedeva soltanto 5 tipologie di raccolta, pone Noto all'avanguardia in questo settore. E speriamo di superare al più presto il 62% di raccolta differenziata che siamo riusciti ad ottenere.